Bentornati ragazzi, ciao a tutti. Oggi voglio parlare di una tecnica della mano destra che era strausata negli anni 60-70 dai bassisti, che è quella del palm muting, che consiste nel praticamente stoppare leggermente le corde con appunto il palmo, palm muting, palmo della mano destra. Vicino al ponte, quindi più io mi appoggio sulle corde, più mi sposto verso il manico e più le corde vengono stoppate, le note appunto anch'esse più mute, più stoppate. Sentite, più mi avvicino. Questa stoppatura, e addirittura i bassisti dell'epoca si dice mettessero delle spugne sotto le corde proprio perché andava moltissimo questo suono un po' stoppato, e questa tecnica la possiamo trovare nel grande bassista immenso James Jamerson, che chi non conosce deve assolutamente andare a fare una bella ricerca, perché è stato colui che innanzitutto è nato come contrabbassista, grande contrabbassista, poi per le esigenze di suono, eccetera, passò al basso e appunto adottava questa tecnica, e quindi ascoltate le sue linee, i suoi brani. Ha registrato migliaia e migliaia ovunque James Jamerson. È stato diciamo una guida, uno di quei bassisti storici che hanno fatto innamorare tantissimi bassisti appunto allo strumento, e ha fatto anche come varie Pastorius, poi più recentemente Marcus Miller. Con le loro tecniche sono stati punti di riferimento per gli altri bassisti, ecco. Quindi andate subito a ascoltare, innanzitutto perché è bella musica, le linee di basso sono magnifiche. Tornando a noi, quindi per eseguire questa tecnica appoggiate il palmo sulle corde e pizzicate con il pollice. I primi esercizi potete fare le scale, per esempio, solo usando il pollice, quindi trovate il punto dove il suono vi piace di più. Qualsiasi cosa per allenarvi appunto con questa nuova tecnica. E dopodiché io ad esempio alterno con l'indice, ovviamente cambia molto il tipo di movimento perché non siamo più in questa posizione, ma siamo con la mano messa per così, quindi cambia il tocco e la parte con cui andiamo a pizzicare, e potete alternare come fate nel pizzicato normale tra indice e, scusate, pollice e indice. Anche qui con scale, arpeggi, eccetera. Sentire con una base semplicissima di La maggiore, con
come cambia il suono da palm muting a pizzicato normale. E potete scaricare tutto come sempre gratuitamente al link qui sotto e sentiamo un po' come avviene questo palm muting e ci vediamo al prossimo video.